Bentornati in questo nuovo video. Prima di entrare nel dettaglio, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e commentate il video. A oggi il campionato di Città del Vaticano è un torneo costituito dalle squadre che rappresentano i diversi dicasteri di curia e i diversi uffici, come ad esempio quella dei Musei Vaticani, delle Poste Vaticane, dell'Archivio Apostolico, della Gendarmeria, della Radio Vaticana, della Tipografia, dell'Osservatorio Romano e tante altre. Il campionato non si svolge presso le mura vaticane, bensì, per motivi logistici, le sfide si disputano presso il campo intitolato al cardinale americano Francis Joseph Spellman, nell'oratorio di San Pietro. È suggestiva la vista sul cupolone che si ha dagli spalti del campo cardinale Spellman, ma sicuramente la competizione più interessante di Città del Vaticano è la Clericus Cup. L'idea di questa competizione nacque nel lontano 2006 dall'arcivescovo Tarciso Bertone. Ciò divenne realtà soltanto l'anno seguente, quando il Centro Sportivo Italiano CSI decise per l'effettiva realizzazione del torneo, attuando però delle modifiche al regolamento della FIGC. Infatti, le partite erano ridotte a 60 minuti di gioco e oltre l'utilizzo dei tradizionali cartellini giallo e rosso, viene adoperato anche quello azzurro, che rappresentava un'espulsione temporanea di 5 minuti. Anche l'assegnazione dei punti è particolare. Non ci sono pareggi e al termine della partita si tirano i rigori. Così vanno 3 punti a chi vince i 60 minuti, 2 punti a chi vince i rigori, 1 punto in caso di sconfitta ai rigori e 0 punti a chi perde nei 60 minuti regolamentari. Durante le partite si possono chiedere dei timeout di 2 minuti. La formula della competizione prevede 2 gironi all'italiana di 8 squadre con partite di sola andata che consentono di accedere alla fase eliminazione diretta. In questa competizione possono giocare tutti gli ecclesiastici di tutta Roma e provincia. Anche questo torneo si gioca al campo cardinale Spellman. Ho parlato della Clericus Cup, è necessario parlare della nazionale bianco-gialla, meglio conosciuta come la rappresentativa di calcio dei dipendenti vaticani. Questa rappresentativa gioca quasi esclusivamente o partite di beneficenza o amichevoli, come ad esempio la sfida con il Principato di Monaco, quella contro i parlamentari della Slovenia e quella contro la Germania. Quest'ultima sfida era contro una rappresentativa di Wittenberg per i 500 anni dalla pubblicazione delle tesi di Lutero, per contribuire a quel processo di pacificazione tra i cattolici e i luterani. Il calcio in questo piccolo stato è l'emblema di quello sport che si giocava al parco o all'oratorio da bambini con gli amici, solamente con la passione, un pallone e il divertimento.